Ciao Bittes.it, i Jackson erano 5, i Frattasio sono 3, nell'ordine Angelo, interpretato da... no, nell'ordine Enrico, interpretato da Luigi Doriano, nell'ordine di importanza, anche nel titolo, Enrico di Luigi Doriano, Peppe di Giuseppe Arena, Angelo di Emanuele Palumbo. I Jackson erano 5 e i Jackson 5 sono conosciuti da Enrico, diciamo il protagonista dei fratelli Frattasio, che sono 3, che sono 3, e che è un grande appassionato di musica e che riconosce al volo, passa le giornate nei negozi, sente la musica, infatti riconosce al volo i Jackson 5. E Mixed by Harry è il quinto film di Sidney Sibilia, dopo i 3 di Smetto Quando Voglio e dopo l'incredibile storia dell'Isola delle Rose che abbiamo visto durante la pandemia, proprio nell'anno centrale della pandemia del 2020. E adesso lui torna al cinema con un film di una Napoli autunnale con Maglioni, come Creed 3 diviso in vari piani temporali. Partiamo nel 1976, arriveremo all'inizio degli anni 90. E diciamo che è come la storia di Giorgio Rosa, che viene anche sgradevolmente cambiata nell'incredibile storia dell'Isola delle Rose partendo dal romanzo di Walter Veltroni. Qui ci sono i Frattasio, che sono dei pirati, dei, diciamo, duplicatori di musica originale, praticamente duplicano le cassette. Ecco, duplicano le cassette. Enrico è un grande appassionato di musica, ma non sembra nel film. Ci voleva un po' più di amore, ci voleva un po' più di passione per la musica, che non si sente mai nel caso di Luigi Doriano, che già è abbastanza mesto come presenza scenica. E questi Frattasio crescono con un papà che è più simpatico di loro, che è interpretato da Adriano Pantaleo, che aveva il suo risetto Paresi. Nella vita bugiarda degli adulti aveva il grandissimo finale sessuale con Giordana Marengo, mi è piaciuto da morire Pantaleo. E che qui un po' avrei voluto che fosse lui il protagonista, perché è il più simpatico di tutti, e è il papà dei Frattasio, lì, come dire, in strada all'illegalità simpatica. Sibilia torna di nuovo, un po' stancamente, a raccontare di nuovo questa criminalità disorganizzata, ma non geniale e innovativa e anche generazionale come quella di Smetto Quando Voglio della banda dei ricercatori. Un po' continua questa sua, diciamo, esaltazione tipicamente scorsesiana appunto, dell'atto criminaloide, perché almeno hai più brio rispetto ai borghesi tristanzuoli. È un approccio al cinema che, diciamo, che francamente trovo anche molto vecchio e abbastanza trito e ritrito, però diciamo Sibilia continua, almeno non sono dei repubblichini come l'orrido Giorgio Rosa dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che per Sibilia da romanzo di Veltroni è ovviamente un ragazzino del Piper, tutto simpaticuccio, mentre in realtà nella realtà era un ex repubblichino che si considerava sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale e aveva fatto quell'isola non proprio per ideali e per cose proprio particolarmente nobili. Invece in questo caso siamo in una forcella a Napoli.